attratteranno gli alieni? La razza umana è davvero ansiosa di sentirli. Abbiamo lanciato dozzine di missioni nello spazio nel tentativo di vedere cosa c'è al di fuori del nostro sistema solare, ma finora non abbiamo avuto una risposta. Abbiamo persino creato un'organizzazione chiamata SETI, che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence, per setacciare l'universo alla ricerca di segnali e comunicazioni vaganti di civiltà avanzate. Allora, perché non rispondono? Beh, prima di tutto, pensa a quanto è grande l'universo. Prendi un centesimo e mettilo a terra davanti a te. Immagina che quel centesimo rappresenti la nostra stella, il Sole. La stella più vicina, Alfa Centauri, sarebbe a più di 560 km di distanza. La stessa distanza da Newcastle a Brighton, o da Milano a Roma, o un rapido salto in negozio in Australia. In scala, la nostra galassia, la Via Lattea, sarebbe grande 12 milioni di chilometri. Ricorda che il Sole ha le dimensioni di un centesimo in questo modello, e questa è 30 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Senza considerare le dimensioni del resto dell'universo. Data questa scala, non sorprende che i nostri vicini non siano esattamente alla porta accanto. Dopotutto, si ritiene che l'universo abbia circa 14 miliardi di anni. Contiene oltre 1 miliardo di trilioni di stelle, che sono 21 zeri, e sta ancora crescendo. L'universo si espande a velocità diverse a seconda di dove si guarda, il che significa che i nostri vicini potrebbero allontanarsi da noi proprio mentre cerchiamo di raggiungerli. Uno degli aspetti più famosi della ricerca agli alieni è il paradosso di Fermi, dal nome del creatore Enrico Fermi, che nel 1950 pose la semplice domanda: dove sono tutti? La sua teoria era che, dato che la Via Lattea ha 10 miliardi di anni e 100.000 anni luce di diametro, la luce impiega 100.000 anni per viaggiare da una parte all'altra. Se un'altra civiltà avesse inventato il viaggio spaziale per raggiungere anche l'1% della velocità della luce, avrebbero sicuramente colonizzato il nostro intero sistema solare 100.000 volte. Quindi il fatto che non sia successo ci dice che non c'è nessuno. Il nostro pianeta, la Terra, è in realtà molto speciale, e non solo perché è dove viviamo. È quello che viene chiamato un pianeta riccioli d'oro. Non troppo vicino al Sole, non troppo lontano, ma alla giusta distanza per fornire il giusto livello di calore e radiazioni per incoraggiare la crescita della vita. Un pianeta che sostenga la vita richiederebbe anche acqua e un'atmosfera bilanciata in modo tale da supportare forme di vita che respirano ossigeno e della giusta densità e spessore per proteggere la superficie del pianeta dalle radiazioni nocive, che a loro volta richiedono che il pianeta sia di una determinata dimensione e massa e con un'orbita e una rotazione relativamente equilibrate per fornire una quantità consistente di luce e calore a gran parte della superficie. Alcuni pianeti ruotano molto lentamente e altri velocemente. Alcuni hanno solo un lato rivolto verso il Sole in un dato momento. Quindi ci sono molti fattori da considerare quando si pensa a un pianeta che potrebbe ospitare la vita. Anche il tempo è un fattore fondamentale per la comunicazione. Come già detto, il nostro universo è molto antico e sta ancora crescendo. Gli esseri umani esistono sulla Terra da poche centinaia di migliaia di anni e hanno inventato la radio solo negli ultimi 100 anni. E sperare di sentire il richiamo da un'altra specie significa supporre che non solo sono intelligenti, non solo stanno trasmettendo, ma anche che hanno iniziato a trasmettere centinaia se non migliaia di anni fa. L'invenzione della tecnologia di trasmissione porta con sé altre tecnologie come l'energia nucleare, e si accompagna al riscaldamento globale e forse alla sovrappopolazione e all'esaurimento delle risorse naturali. Quindi è possibile che poche generazioni dopo aver sviluppato la tecnologia necessaria, una civiltà si sia autoannientata attraverso un disastro, naturale o meno. Va anche considerata la triste possibilità che ci sia vita avanzata nell'universo che ci abbia visto, e semplicemente non voglia parlarci. Come qualcuno di fastidioso a cui non rispondi finché non scatta la segreteria. Queste sono alcune informazioni affascinanti sulla ricerca di vita.